Grazie Presidente. Se questo ordine del giorno fosse stato improntato indicando magari delle azioni che si potevano fare per contrastare le dipendenze tutte, magari lo avremmo anche potuto approvare. Quello che io non arrivo a capire è come mai ci si vuole ostinare a chiedere di mantenere aperta l'Agenzia Capitolina delle Tossicodipendenze quando già in aula abbiamo votato una mozione che tra l'altro è la mia prima firma per chiederne la chiusura e per chiedere di reinternalizzare il servizio. Oltretutto, io non capisco a questo punto la differenza quale sia, visto che i dipendenti sono gli stessi dipendenti di Roma Capitale che svolgevano le mansioni lì e andranno a svolgere ad occuparsi degli stessi temi all'interno del Dipartimento. Peraltro noi abbiamo chiesto anche nell'ultima commissione di rinforzare le unità lavorative che andranno a confluire in questo ufficio particolare e peraltro queste unità lavorative non si occuperanno semplicemente delle tossicodipendenze, ma di tutte le dipendenze dell'alcol, le droghe, le dipendenze dai videogiochi, le ludopatie, tutta una serie di e anche le dipendenze incrociate e cumulate. Quindi io non arrivo a capire questa ostinazione nel voler continuare con un qualcosa che questa amministrazione ha già deciso di cambiare. Poi sui contenuti e sui progetti e sulle azioni che dovrà intraprendere questo ufficio, come al solito, per qualsiasi diciamo, tema, come sempre, siamo disponibili ad affrontarlo, siamo di disponibili anche a farci commissioni, come peraltro ha citato anche il consigliere De Priamo, abbiamo già fatto una commissione per chiedere lo stato di attuazione di questa mozione e ci è stato detto dagli uffici e dagli assessorati che si è addirittura da vivo con la delibera per la chiusura e l'istituzione dell'ufficio. Quindi a me sembra un po' un controsenso questo ordine del giorno. Noi lo voteremo convintamente no. Grazie.